Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Un po' in ritardo, scusate. C'era Giulia che ci attendeva con tanta ansia. Grazie Colon. Grazie Colon. Grazie, ah, grazie mille. Approfittiamone per dire che se vi abbonate potete entrare a far parte del nostro canale Discord, del nostro gruppo. Bravo che l'hai scritto Discord. Bene. Perché che non hai fatto come me l'altro giorno, che alla terza era quella Discord, cioè Disaccord. So. Oh, tra l'altro, con un irritato, sesto mese consecutivo, Mirko, se, cioè, tu mi insegni che ha... Sì, contratto... sei diventato a tutti gli effetti un VIP della Bad Family e quindi puoi accedere, se hai voglia, alla sezione speciale Discord per i VIP della Bad Family. Esatto. Sì, un momento, un attimo. Sì, occhio col microfono, perché il microfono cade. Ce la fai? Tutto questo ne approfitto per ricordare che questo è l'ultimo appuntamento con la nostra rubrica di commento a The Falcon and the Winter Soldier in collaborazione con Disney Plus. Torneremo per Loki, quindi appuntamento a giugno. Durante il mese di maggio faremo altre attività, altre cose su Twitch. La settimana prossima ci sono un po' di dirette. Torna Francesco martedì sera con la sua monografia dedicata a James Cameron. In collaborazione arriviamo, con arriviamo. Sì, tranquillo. Proprio se ne sono andati, vabbè. E poi ci sarà un'altra live giovedì che sarà molto interessante, che annunceremo nei prossimi giorni, dedicata alle serie TV più ambiziose della storia della televisione. Ti ricordi bene? Sì, che avevamo programmato questa cosa. E poi, vabbè, ci sono i nostri appuntamenti. Ragazzi, non avete idea di quello che sta succedendo dietro le quinte? Cioè, è vero, volano a posto. Ma perché alla fine si era giovedì, sì, non so perché giovedì. In realtà era slittata al 2 maggio, ma al 2 maggio potremmo... lunedì, quindi no. Potremmo avere un ospite molto gradita che ha lavorato nella produzione di Game of Thrones. Però vabbè, dobbiamo ancora capire se perché non vabbè, ho capito. Tu non c'eri ieri, non ti ha detto nulla. È nata all'ultimo secondo questa potenziale collaborazione. Ah, ok. Grazie anche a Luca. Oh, grazie mille Luca. Grazie Luca. Grazie, rimanete Torno subito, mi sono dimenticato una cosa. Cioè, intanto vi sento, perché il potere del Bluetooth. Sì. Leggiamo la barzetta di Bess che voleva fare. Forse potete capire. Ah, ecco. Sta arrivando. Angoscia, però sembra film horror così. Sabato mattina mi sognerò questo sì, è vero, ci mancherà questo rumore. Un saluto da Disney Plus e da Star, che è più sbarazzino, comunque, per cui sì, è un po' più schizzato Star. Esatto. E anche così, guardate, è fantastico, sono praticamente In effetti, beh, tra l'altro questi sono dei gadget made in Japan, in realtà non so se sono made in Japan, ma infatti made in China. In realtà sono però molto made in China, ideati in Japan, e quindi ci può stare molto come... Sì, in effetti bene con la tua maglietta, è meraviglioso. Sì, perché poi l'ho messa a posto, no? Perché in realtà è continua e continuerà The Falcon and the Winter Soldier in qualche maniera. Chi lo sa? In qualche maniera sì, perché la notizia di ieri sera è che lo showrunner dirigerà Captain America 4. No, ha già scritto Captain America 4 insieme a uno degli sceneggiatori della serie. E insomma, quindi, però la mia domanda è, visto come... Vabbè, ricordiamo, questa rubrica è spoiler, quindi adesso sì, spoileriamo. Boom. Però, secondo voi, poi adesso parliamo bene dell'episodio e tutto quanto, però secondo voi, il dubbio che avevamo tirato fuori la settimana scorsa del ok, ma se lui diventa Capitano America The Winter Soldier, che casino, la trama resta molto aperta su alcuni fronti. Secondo voi questi fronti si trasferiranno un po' al cinema, un po' in Secret Invasion, un po' in Armor, non mi ricordo come si chiama la serie, Armor Wars. Secondo voi così, oppure faranno effettivamente una seconda stagione? Punto di domanda. Qualcuno di voi lavora alla Marvel e lo sa, soprattutto. Allora, a me l'ultimo...
cioè non so, l'ultima diciamo differenza, diciamo cambiamento apportato al titolo mi ha fatto pensare un po' a quello che è successo con Boba Fett quando alla fine di Mandalorian viene annunciato bravo. Anche The Book of Boba Fett, quindi la prima cosa che ho pensato quando ho visto Captain America and Winter Soldier è che ci sarebbe stata la seconda stagione chiamata così, perché potrebbe aver senso, però poi è arrivata col film. Ma c'è già un film che si chiama così, non c'è un po' di lo so, però in effetti ci sono dei film o serie TV o film con lo stesso nome, quindi magari... Sì, sarebbe stato un po' però, una confusione. Però poi ecco, è arrivata la notizia così, proprio per caso, di Captain America 4, in realtà ho pensato, magari fanno veramente direttamente il trasferimento al cinema, film, sì. Capito? Perché mi era però il film... Captain America almeno 3 anni, dai. Però dipende un po' da... cioè, se tu dici che l'hanno già scritta... Magari, cioè, vabbè, in effetti 2023... Ci potrebbero iniziare a girarlo cioè quest'estate, mi sembra. Dipende da quanto era segreto il progetto. Perché c'erano, Mirko, nei vari slot, non c'erano sempre degli Untitled Marvel anche nei alcuni vari destini? Alcuni sì, mi sbaglio, 2023 se non sbaglio, sì, c'era qualcosa. Perché loro hanno l'anno prossimo comunque pieno, sia di serie... Grazie, Capi Pizza! Grande, grazie! Grazie! Grazie, che sta succedendo? Eugene, tutto a posto? Vuole i comandi che non ci sono. Dei comandi che non sono ancora attivi. No. Non li avrai. Ma cosa stai facendo? Non spammare. Leo dice che lavora la Marvel e questa cosa va conseguenza. Ah, gli Eterni addirittura? No, non credo. Questo non credo. Beh, adesso i vari collegamenti ci possiamo ragionare man mano che parliamo della puntata, perché ci sono... Io una teoria ce l'ho, però l'ho scritto ieri in uno degli articoli ipotizzando vista la scena dopo i titoli di coda, però ci ragioniamo. E, detto questo, facciamo il solito giro di commento, giudizio. E è partito il sondaggio? C'era sta sondaggio? Per partire, lo sto scrivendo proprio ora. Ecco, allora facciamo partire il sondaggio 4, mentre Bede ci dice se gli è piaciuto questo episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier. Mi è piaciuto di più il quinto. Aspetta, ecco. Sed trombone, dove sei? Sed trombone. Ah no, ma quello è Gunther. che si parla di parti del corpo toccate, che insomma, di tralala. Non vale, ok. Ok. Quindi a te allora, è piaciuto più il quinto episodio? Sì, sì, cioè il quinto era molto più solido come scrittura. Qui sta puntata mette un po' in evidenza quelli che sono un po' gli alti e bassi della serie di cui abbiamo parlato più che altro a livello di scrittura, che per me sono un po' deflagrati qua nel finale, perché se in WandaVision anche lì avevamo parlato un po' di una chiusura che in certi momenti sembrava troppo affrettata in riferimento ad alcuni personaggi, anche un po' nella messa in scena, dovuto sicuramente alle problematiche pandemiche. Qua restava tutto comunque sia più coerente in quelli che erano i temi dell'elaborazione del lutto di Wanda e quelli che erano gli argomenti della serie. Questa l'ho trovata un po' troppo urlata in quelli che sono i messaggi pur giusti che sono stati affrontati nel corso di queste 6 puntate. I Flag Smasher si sono un po' persi per strada alla scrittura delle loro motivazioni, delle loro azioni, eccetera, eccetera, in quest'ultimo episodio proprio, vabbè, partiti un po' per la tangente. Anche il discorso del nuovo Captain America, che nell'episodio della settimana scorsa era stato proprio sviscerato in maniera molto molto bella con quelle che potevano essere le problematiche di un Captain America nero. Qua ci sono due momenti completamente speculari, c'è il discorso di Falcon in mezzo alla strada con i politici che siamo in zona Rocky 4 per me, zona se io posso cambiare anche voi potete cambiare, cioè troppa retorica, troppo scritto in stampatello. A me le cose scritte in stampatello non piacciono, cioè io le cose, esatto, le cose le capisco anche se le scrivi, capito, con la maiuscola quando serve, Times New Roman, la punteggiatura giusta, anche perché poi dopo c'è il passaggio con Isaiah Bradley, che invece ritorna nei binari di scrittura di quello che era il discorso così come veniva affrontato nell'episodio 5, per cui è la puntata che mi ha fatto dire sì, la serie mi è piaciuta, per carità, bella 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 produzione, però se a WandaVision do un 8 meno, diciamo, magari non un 8 pieno, qui sto fra il 6 e il 7, ecco.
Gabi dice il discorso è didascalico, però ci voleva Capitan America nei fumetti, è proprio così. A me non interessa com'è nei fumetti, perché io giudico la serie TV, giudico il film, non giudico com'è in relazione al fumetto, quindi non mi frega com'è nel fumetto. Ma anche perché lo stesso Capitan America di Steve Rogers è didascalico. Faceva esattamente la però stessa cosa, comunque sì, risultava sì. No, ma risultava a un certo punto quasi un po' si prendeva in giro, un po' c'era Scott Lang che diceva ah, bravo a fare discorsi, e li faceva in modo un po' retorico, perché era una situazione un po' retorica, tipo siamo noi contro Thanos, salveremo il mondo, cioè non ti aspetti un discorso sociopolitico in quei momenti. Ma poi c'era anche quell'altro che diceva però è proprio bravo a fare discorsi per motivarci. Qui, cioè, no, perché voi politici in realtà potete essere come i terroristi, quindi dovete fare i bravi. No, era un po' troppo, male. Sì. Come Steve, però, le fa, cioè, nel senso, è sì, vera la cosa. Steve ha fatto. Però in Winter Soldier, cioè, tutto il discorso finale sulla libertà. In Civil War chiudeva dicendo: Tony, io ci sarò sempre. Bugia, traditore, falsone. Però, nel senso, allora, io ho capito l'intento, però secondo me andava solo scritto un po' meglio. Sì, esatto. Assolutamente andava benissimo quel momento, anzi, era il momento in cui tutti dovevano accettare il nuovo ruolo di Sam come Captain America, quindi ci sta il discorso, però l'avrei visto un po' più a fuoco. Cioè, ho preferito anche io, come dicevate prima, la scrittura del quinto molto più posata, equilibrata, nel sesto invece un po' più claudicante. Anche diciamo. Perché poi la questione del Captain America nero, lui, Sam, non la, quei politici non l'affronta, cioè non c'è quel momento di stranamento in cui dicono ma cacchio, ma quindi ha preso lo scudo e quindi facciamo che va tutto bene, non ne parliamo, ne parliamo apertamente adesso, ne parliamo quelli dopo. Invece è molto... Quella questione se n'è andata, ne parlerò dopo con Isaia, però comunque in modo molto intimo tra di loro. Invece il resto che è venuto fuori era un po'... E poi c'è un passaggio che non dico perché ne abbiamo parlato noi offline, che non so se dopo appunto verrà citato da Mirko, ma quando Mirko se lo citerà, anche per me quel momento proprio no. Aspetta, quale Mirko? Passiamo la parola a Mirko. Allora, Giulia ha fatto Black Falcon, no, Captain America, giusto, ci voleva, ma anche meno. Ci manca l'applauso finale come in America Mediamantica. Questa è una perfetta sintesi. È un uccello, sì, no? È Superman. Sì, l'ho trovato un po' vintage come riferimento. È proprio, cioè, lo sappiamo anche esattamente quello che pensiamo noi, cioè che il nuovo Captain America è lui, però non c'era bisogno che ce lo dicessero tramite uno spettatore all'interno, capito? Che ho trovato un po' troppo schiacciato. Ma anche perché si era autopresentato pure lui, sono Captain America, cioè, quindi... Sì, vabbè. Ecco, la sintesi perfetta per questo episodio è: si alternano momenti molto alti, molto belli, perché comunque vedere finalmente il nuovo Captain America è bellissimo, però poi si alterna invece a qualche scivolone di troppo, ed è il motivo per cui, ecco, sono d'accordo con voi che il quinto episodio era quello più equilibrato, mi è piaciuto di più. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo, poi andiamo avanti a discutere, però siamo d'accordo che le previsioni che abbiamo fatto la settimana scorsa non sono andate esattamente come immaginavamo, nel senso, vi ricordate che dicevo, allora, uno deve morire, uno deve sopravvivere e l'altro diventa Capitan America. Allora, che Sam diventasse Capitan America era abbastanza evidente, che, come si dice, il fake Capitan America non potesse morire era abbastanza, cioè, era abbastanza scontato, perché... la contessa aveva detto mi rifarò viva John, e quindi era chiaro che non sarebbe morto. Quello che mi ha un po', e vabbè, e quindi l'alternativa era che ovviamente ci fosse un'altra morte. Detto questo, siamo d'accordo sul fatto che io non mi aspettavo che il potenziale, l'evoluzione potenziale di John Walker fosse di un personaggio comunque credo positivo o governativo. È un po' antieroe, un po' Loki. No, ma perché alla fine la contessa non sembra... Io avevo immaginato fosse letteralmente una villain, però effettivamente una villain che se ne va in giro così all'interno dei palazzi governativi è una villain, fra virgolette. Nel senso, poi è emersa forse un'altra villain, quindi dobbiamo parlare anche di quello dopo. Per cui non, cioè, non lo so, io mi immaginavo che invece la contessa fosse tra Master in Ombra, Hydra e quant'altro, e
cioè magari salvasse John Walker da morte certa oppure dall'imprigionamento e lo trasformasse in un super villain. Qui invece letteralmente lo ingaggia, fa del recruitment, praticamente gli dà il suo nuovo costumino e gli dice: oh, tu sei US Agent adesso. E sarà interessante capire chi sarà questo US Agent e lei se sarà percepita dal mondo come una figura negativa o in realtà come una figura non lo so, una figura positiva comunque. Beh, lei alla fine, secondo me, per me lei incarna un po' un tipo di personaggio che c'è molto spesso nei Marvel Studios, mi piace un sacco, ossia, cioè, a parte i buoni e i cattivi, ci sono anche quei buoni che però, per fare quello che ritengono giusto, vanno a fare delle cavolate, vanno a fare le cose sbagliate e vanno al di fuori della legge. Magari lei sarà un po' così, cioè, lei semplicemente la vedo un po' la The Boys, cioè... noi siamo i buoni e loro sono i cattivi, quindi loro sono i cattivi e io li decido che, visto che li prendo, li taglio la testa e li torturo e me ne frega un cavolo che la politica sarebbe di interrogarli, fargli un processo, tu sei US agent, tu proteggi gli americani, punto. Una cosa un po' più drastica magari. Ma non è che, secondo voi, non può diventare, non possono decidere che diventi una specie di Nick Fury per il futuro? Aspetta, Vendicatori della Costa Ovest? Potrebbe, però dipende se, come dice Bernie, la contessa sarà un Nick Fury 2.0 sì, certo. O un villain. Perché comunque Samuel L. Jackson, non so quanto tempo, cioè sappiamo che verrà coinvolto in altri progetti, eccetera, eccetera, però non so quanti altri anni andranno avanti a fargli fare. Oddio, il Nick Fury non c'è più come figura, cioè ormai è scemata perché giustamente ha fatto il suo tempo, quindi magari lei sarà quel tipo di personaggio un po' più borderline, un po' meno Nick Fury che... pur di fare la cosa giusta, no, però anche neanche lei va contro il governo, però lui faceva la cosa giusta. Chi è che va? Non ho capito, Angie, chi è che va contro il governo? No, dico che magari sarà come Nick Fury, che agisce un po' borderline, cioè che Nick Fury comunque andava contro il governo quando serviva, però fare la cosa giusta. Lei magari andrà contro il governo perché dice no, io voglio far così, punto e basta. Non lo so, non riesco a inquadrarla ancora lei, quindi... Ma anche John Walker, perché comunque l'abbiamo lasciato la scorsa puntata che sembrava la nascita del super antieroe cattivo, la versione super di Captain America. Invece qua è il momento di scegliere tra la vendetta e salvare le persone. Sì, c'è la scena in cui guarda Carly che se ne va in giro, oppure il furgoncino che sta per crollare, che lì credo che vediamo un po' il momento di, diciamo, redenzione del personaggio. Cos'è lui davvero, che ha scelto, diciamo, di fare la cosa giusta, il motivo per cui, ecco, non che si sia trasformato in quel cattivone che pensavamo, quindi è un po' un personaggio più grigio, po' come... Molto grigio. Però si vede che ha degli squilibri emotivi, perché durante l'episodio lo vediamo ogni tanto fare tipo come se avesse qualcosa che cerca di non lo so, di uscire, un conflitto o comunque sia appunto uno squilibrio, per cui chi lo sa poi che l'evoluzione quale sarà. D'altronde alla fine l'ultima scena di John Walker è il disagio più totale, perché lui c'ha la sua fidanzata che ti fa per lui, cioè lui che ha questo nuovo costume e si mette a dire ha una specie è una gioia diversa da quella che uno si aspetta da un personaggio positivo, è più una sorta di vittoria personale, non lo so, è un po' come l'occhiolino alla fine della prima puntata, che tu dici, ok, questo personaggio nasconde qualcosa. Il vero messaggio di tenace convinzione alle proprie forze. Da John Walker che lancia lo scudo facendo finta che non fosse fatto di carta igienica. Che meraviglia quella scena, ha fatto troppo ridere. In realtà c'è anche bello, per converso invece è proprio, ecco, una cosa che in realtà poi ho apprezzato, proprio il concetto appunto di Falcon come nuovo Captain America, in quanto poi person of color, o chiamiamolo, insomma, o americano, insomma, nero, che attesta ancora maggior più l'importanza del messaggio in virtù del fatto che lui appunto non c'ha i superpoteri, quindi anche più forte come messaggio. Sì, è veramente un uomo del popolo, perché lui non ha niente, non è un super soldato, non è un super genio, è una persona. Ha una barca. Ha una barca. Grazie quelli forti. Ma anche prima mi sa che abbiamo perso un altro abbonamento prima. Sicuro? Intanto rispondo a Eugene, perché chiedeva da quanti mesi è abbonato, ed è da 4 mesi abbonato. L'hai scoperto nel frattempo? Sì, perché chiedeva, qualcuno mi dice quanto ho messo lì, scusa, stai al terzo mese, quindi se rinnovi sei al quarto, quindi scusa, 3 mesi di abbonamento.
Aia, ok, parentesi. Ma, Mirko e Angie, allora, quindi l'episodio, un giudizio sull'episodio, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, cosa ne pensate? Allora, oltre a quello che è stato già detto, allora, credo che ci fosse bisogno, visti comunque un po' i vari spunti avuti in tutta la stagione, che ci fossero un po' più di equilibrio, proprio a livello di focalizzazione. Cioè, ho trovato un episodio molto distratto e soprattutto con tutte le varie sottotrame. Cioè, oltre alla questione dei Flag Smashers, poi c'è, ecco, la questione di Walker, poi c'è Bucky, la sua sottotrama, il suo percorso psicologico, poi c'era Falcon, poi c'è Sharon, poi c'è anche Zemo, nel senso che avrei preferito qualcosa un po' più coerente, di equilibrato, per il fatto che, ecco, quello che mi viene a dire sulla regia, ad esempio, l'ho trovata distratta perché è passato da un momento all'altro senza però dare il giusto peso a ogni cosa. Esatto. E tant'è che, ecco, a un certo punto ho detto, cioè, in questi 6 episodi, diciamo, si è atteso per arrivare a concludere, però poi è successo tutto troppo in fretta, tant'è che ogni cosa non ha avuto il giusto spazio. Anche un momento che può essere come lo sfruttamento di Batroc, no? Il suo scontro con Captain America, e avrei preferito qualcosa in più in quel momento, che sarebbe stato cioè l'unico vero incontro, scontro di Captain America con Batroc, soprattutto perché lo avevamo lasciato nel primo episodio con quella piccola questione in sospeso. Qui si è ridotto tutto troppo in fretta, e se vogliamo fare un paragone fra lo scontro Batroc e Cap in questo episodio con quello che è successo in Winter Soldier, c'è un abisso. Cioè, se vi ricordate, anche a livello coreografico e così via, era veramente strepitoso quello scontro. Anche lo scorso episodio è stato molto bello. Esatto, mentre qui, ecco, sembrava che non ci fosse, non so, troppo tempo per gestire le cose, o comunque ci fosse troppi... Non vi aspettavate una puntata più lunga, infatti? Io mi aspettavo una puntata che almeno, quando vedo 50 minuti, io mi aspettavo tipo 1:05, 1:10 di puntata. Sì, ma anche perché, come detto Mirko, arrivi alla fine, alla rivelazione di Captain America, e ti aspetti una conclusione un po' alla Peter Jackson, no? Con i vari finali, cioè andiamo a vedere cosa succede qua. E invece fai finito. Cioè, la festa con la barca e la sorella e i bambini, esatto. Dura 10 secondi. Ma che... E quello è fatto, sì, nel senso, ora, ecco, non è voglio sempre trovare giustificazioni, però sono curioso di capire, non è che voglio che sia sempre la scusa ufficiale, se veramente la pandemia ha creato problemi. No, io sono certo, ragazzi, però, Io sono certo, credo che in realtà abbia creato, se in WandaVision ha avuto dei problemi, soprattutto legati al collegamento con Doctor Strange, qui ha avuto dei problemi veramente, secondo me, legati al fatto che gli ha spezzato in due le riprese, girare, stavano in Repubblica Ceca, dovevano girare ancora un sacco di roba, si sono spostati poi mesi dopo ad Atlanta, non lo so, cioè, secondo me... Infatti le prime puntate erano molto più frizzate? Tranquille. Siete frizzate, esatto. Siete frizzate. No, posso ripartire. No, posto. Ecco. Ragazzi, abbiamo un po' di freezing. C'è un po' di problema con il vostro collegamento. Perché? Vediamo, provate a uscire e rientrare. Intanto vediamo se Mirko difenderà anche la serie di Occhio di Falco. Addirittura la serie di Occhio di Falco. Vediamo, io volevo cercare cosa? Un effetto sonoro. Me li mescola tutti, ma che antipatico. Ma hai scaricato una trappo, è sempre quella che ti sei abbonato. Sempre quella che ogni volta fa cose diverse. No, non mi sono abbonato. Ho trovato un'altra, cos'era questa? In attesa che tornasse. Allora aspetta. C'è da mettere problema tecnico e la musichetta. Esatto, sarebbe molto bene. Anzi, proviamo, vediamo se si riesce. No, il problema è che non so se si sente l'audio se mettiamo l'immagine. Ah sì, certo, forse sì. Se metti problema tecnico, sì. Carino. Adesso eccoli qua. No, proviamo. Perfetto, ce lo segnala quando c'è poca rete, perciò è strano. Vabbè, proviamo. Ma se... in realtà a me va a caso, certe volte lo segnala, certe volte no. Non so come si sveglia. Nel caso togliamo proprio il modem da mattina. Lo togliamo, togliamo il modem. Allora, che stavamo dicendo? Ah sì, nel senso, si parla di del fatto che riprese interrotte. La pandemia, cioè, se considerate, le riprese sono iniziate a ottobre 2019, si sono interrotte poi a ridosso della pandemia, addirittura sono ricominciate ad agosto, cioè c'è stata una lunghissima interruzione. E infatti ieri, mentre vedevamo la puntata, c'era il discorso di Sharon finale,
ok? Sì. All'interno dell'edificio. Stessa scena. Stessa scena, esce dall'edificio ed era così, cioè ha cambiato completamente, al di là della questione di luce, proprio acconciature e così ma via. Anche il ai colpi di sole, ragazzi. Esatto, sì, cioè sì. È cambiato tutto. Vabbè, è soltanto un esempio. Mi diceva alcuni anche a livello di tipo l'abbronzatura di Baki, ma cioè sono cose poi ovvie, scontate, che quando torni sul set dopo tutti questi mesi è chiaro che cambiano un po' di cose. A parte che confermato che lei è cattiva perché non c'ha un iPhone. Fateci allora, chiaro. Questa è la teoria di Kevin Smith e di molti altri, infatti dopo... Ah sì? No, giuro, non la sapevo. No, è una teoria abbastanza che gira da un po', che i personaggi... però è vero, cioè... Che cattivo, allora, non c'è cattivo. Bisogna capire se... Sì, non l'avevo sentito. Per questa cosa, non te la ricordi tu? No, c'è questa specie di... Complotto, no, ma anche linea guida. Se tu vuoi fare product placement, mi ricordo di dare, non esatto. dare cose Apple in esatto. mano a cattivi esempi. Ok, perfetto. Sì. Ecco, però su Sharon, vabbè, poi ne parliamo di Sharon, perché come sapete, poi è il mio. Sono un po' fissato. È tuo, esatto. Detto questo, appunto, esatto. No, se volevi aggiungere una cosa, nel senso che in generale, d'accordissimo con quello che hai detto voi. Mi è piaciuta più la parte visiva della puntata, tipo Sam che discende con le ali, col corpo di Carly, la scena della pietà, bellissima. A livello visivo mi è piaciuta tanto, però a livello di scrittura, molto... Non voglio dire la parola perché non la dirò. Però sì, come molto... non solo retorica, ma anche un po' da lezione di morale da fare alle persone. A me non è piaciuta tra le tante cose, quando muore Carly, che è una scena comunque che... è brutta perché muore una ragazzina, tutto quanto. A me bastava che morisse tra le braccia di Sam pensando, esatto. Oddio, ho fatto la cagata. E invece se ne esce con, mi dispiace. Non è vero, stavi per sparargli faccia. Non è vero. Hai detto ai tuoi compagni, moriremo piuttosto, ma la causa è questa. Cioè, quel momento bellissimo poi, dove lei dice, dirò, moriremo per la giusta causa. Vabbè, abbiamo il meme di quello. Di questo abbiamo il meme del bellissimo, un secondo solo, perché è troppo carino. L'ho preso da, vai. Eccolo qua. Moriremo, che sta questo qua. Insieme, sta vero la principessa, moriremo. Cosa? E comunque sia, adesso dirò una cosa, Ves probabilmente si sentirà male, però va detta, il momento in cui arriva Sam con il corpo di quella è un'inquadratura che ho pensato, è una bellissima inquadratura, la Zack Snyder. Ce n'è anche una. C'è quella della pietà. Ma che per me in realtà, per me non è un'offesa, assolutamente. Però, C'è quella della pietà che... Sì. Questa è una cosa, scusate, adesso... È potente, non serviva metterci un mi dispiace, non serviva metterci una cosa di insegnamento morale. Questa è una pietà, è una tragedia, punto. Una ragazzina che pensava di avere ideali e alla fine c'è rimasta. Non è una cosa che devi commentare per forza. Può essere c'è anche un religioso silenzio per dire, cazzo, guarda qua dove siamo arrivati, mi è morta una ragazzina tra le braccia, punto. Esatto, peraltro Sharon ha un'ottima circolazione perché comunque sia una pistolettata e comunque ma hanno colpito. Vabbè, lei lavora in The Resident, ragazzi, quindi già giusto, quindi sì, tra l'altro lei in The Resident fa una specie di clinica per chi non si può permettere, chi non ha l'assicurazione, quindi tutte queste scene un po' così. Vabbè, il momento di apprezzamento di The Resident e di Emily Van Camp. Allora, io sono, rispetto a voi sono comunque più positivo sull'episodio. Mi è piaciuto molto di più il quinto, ma siccome in generale la serie l'ho vissuta come molto discontinua, non mi ha sconvolto il fatto che ci fosse una discontinuità nella scrittura. Poi sarà che io presto anche molta attenzione a, o meglio, do più o meno lo stesso peso alla scrittura, all'azione, alla recitazione, eccetera, eccetera, tenendo conto che questa è una serie non di scrittura, ma è una serie di tutto quanto, devo dire che alla fine comunque l'episodio in generale mi è piaciuto. C'è una cosa che non mi è piaciuta ed è la prima metà del discorso di Sam ai politici, perché poi in realtà verso la fine il discorso acquista più, diventa anche più personale e quindi a quel punto diventa anche più significativo a mio avviso. Però il problema di questo discorso è legato a
all'unico grosso problema della serie, che è quello che vi dico dalla prima puntata, che è purtroppo i Flag Smasher non sono gestiti, secondo me in parte anche per questioni legate al fatto che non hanno potuto fare alcune scene, alcune cose, ma non sono gestiti in maniera abbastanza... abbastanza interessante, non li rendono abbastanza interessanti e quindi non si riesce neanche a capire realmente come funziona, cioè come mai loro arrivano a radicalizzarsi così in questo modo. Secondo me non è spiegato abbastanza bene e nella serie finiscono per essere la cosa più debole. La cosa molto positiva però di The Falcon e Winter Soldier è che non c'è il conflitto del supervillain, i Flag Smasher, e quindi se non funzionano quelli, aiuto che casino. Ci sono dei conflitti interiori, ci sono delle dinamiche, delle contrapposizioni che poi si vengono a risolvere in quest'ultimo episodio. E infatti il discorso più bello in assoluto, il momento più bello in assoluto, è quello con Isaia, assolutamente. Esatto. Che va proprio a speculare a livello di retorica e poteva raggiungere un momento invece di retorica pesante e non lo fa proprio perché è una questione personale e a me mi ha commosso, lo ammetto, quella sì. Scena. Quando vanno nel museo che vedi Steve Rogers, io lì ero, cioè veramente mi sono emozionato come si è emozionato Isaia e quell'abbraccio finale è molto molto bello secondo me. In generale però ripeto, siccome il problema della serie sono un po' questi Flag Smasher e le loro motivazioni e come funziona questo aspetto politico, come nel quinto episodio bellissimo, questa cosa si rifletteva in una scena problematica che era trasformiamo in discoteca questa sala riunioni, cioè loro arrivano e improvvisamente riescono a mettere sotto scacco i leader mondiali. Qui si riflette esattamente nello stesso modo con tutti i leader che sono stati, o i delegati come i senatori che sono stati liberati, sono lì in mezzo alla strada e c'è Falcon / Capitan America che gli fa il discorsetto e loro sembra che cambino idea a un certo punto. Cioè è sempre quella questione del è meglio se i problemi sono personali e sono piccoli, perché quando i problemi sono globali è impossibile gestirli, cioè, in maniera realistica. Sai cosa, Andre, per me il fatto di avere comunque sia così poche puntate, per me per trattare in maniera adeguata in questi episodi, poi magari appunto li riprenderanno in una qualche maniera, cioè quello che dopo dici, vabbè, magari dopo recupereranno post, però... anche alla luce di come, ad esempio, una puntata era cominciata, sembra che l'avevamo detto in una live, l'avevo detto io stesso, ci avevo colto un po' delle vibre alla Paul Verhoeven in Robocop, no? Con lo spot della GRC e dopo appunto lo stacco su come era, quindi aspettative e realtà, quindi c'era una forte componente di critica e satira sociale, no? Da quel punto di vista. Ecco, mi sarei aspettato più anche una prosecuzione magari di allusioni un po' più circostanziate da quel punto di vista. E magari con così pochi episodi, per me qui c'era bisogno di una puntata che non avrebbero appunto probabilmente mai fatto, dove Bucky e Sam li mettevi da parte e parlavi solo di Carly e dei Flag Smasher. Assolutamente. Cioè, solamente una puntata che non puoi fare. Anche perché, no, ma anche perché, infatti qua Gabi dice, il discorso che fanno i senatori a Sam a me pare davvero realistico. È vero, cioè il punto è esattamente questo. Ci sono queste due parti, ci sono queste due realtà contrapposte, e il discorso che fa Sam ai senatori è giustissimo, è verissimo, nel senso che nel momento in cui vedete che questa gente, che non è nessuno e non controlla il banco e non controlla nulla, si sta organizzando e riesce a fare quello che ha fatto, forse dovete rendervi conto non che siete minacciati da chi vi tiene sotto scacco, ma che c'è un problema sociale serio e che non si può risolvere semplicemente rispedendo la gente a casa o cacciandola fuori o mettendola dentro ai campi e cose di questo tipo. E per contro però, chiaramente, anche il discorso che fanno i senatori ha perfettamente senso nell'ambito di una società organizzata che, dopo che è successo una cosa super caotica, sta cercando di tornare probabilmente anche agli interessi precedenti, ok? Per cui, riassumere questa complessità in un discorso tra un tizio che comunque fa il supereroe e un senatore che è stato appena liberato da dei,
degli aguzzini, cioè è un po'... non credo, io credo che neanche scrivendola meglio avrebbe avuto senso, perché andava gestita meglio in generale la sottotrama. Tra l'altro tutta la serie, come dicevano prima Serafina, tutta la serie è riuscita sorprendentemente a trovare dei temi, cioè non a trovare, però a beccare lo zeitgeist, no? E George Floyd e la pandemia, con la questione dei confini, la questione del dover ritornare a casa durante la pandemia, oppure chi resta bloccato negli altri paesi. Mo ci abbiamo pure la questione della Brexit noi in Europa, no? Per cui ci sono un sacco di persone che sono ferme nel Regno Unito e non sanno se dovranno tornare indietro, o un sacco di inglesi che non sanno se tenere la cittadinanza. Cioè, sono questioni veramente interessanti. Peccato che quando si legano a una storia personale, come quella di Falcon o come anche quella di Bucky a un certo punto, risuonano meglio. Quando invece sono questioni globali che si attaccano a dei personaggi che non stai spiegando bene, poi non hanno neanche l'incisività e l'impatto. Esatto. Che avrebbero, ma anche perché è una cosa molto semplice in 10.000 parole. Lo snap e il blip l'abbiamo vissuto in maniera molto, molto diversa, perché chiaramente è più circostanziato in quei personaggi che seguiamo da 10 anni e vediamo gli effetti del post Avengers Infinity War, gli effetti del post Endgame, l'abbiamo visti in WandaVision, però delineati con dei personaggi che conoscevamo bene. Qua adesso c'è all'improvviso l'allargamento del contesto sociopolitico e ecco, per me forse andava un po'... Ma anche perché l'abbiamo visto in Civil War, cioè in Civil War nel 2016 è stato comunque la parte sociale e politica costruita molto bene, perché la buttavi sul team capo, team Iron Man, ma alla fine la questione era molto complicata, nel senso, questi sono quei superpoteri, i governi mondiali non possono star lì a dire ah ok, lasciamoli fare, dobbiamo controllarli, chi paga per i danni, chi paga per le vittime. Era un discorso difficilissimo e infatti gli accordi di Sokovia, la parte del Parlamento a Berlino, tutte queste cose qua che erano molto molto politiche, molto sociali e infatti accennate. Alla fine si raggiungeva un accordo, anche lì c'era Tony che raggiungeva un accordo formale, però sotto sotto comunque faceva quello che voleva, Cap che testardo faceva quello che voleva a prescindere, quindi si scontrava con i governi, ma c'era lo scontro con i governi. Qua questo finale da... ah ok, cacchio, Cap, c'hai proprio ragione, sai cosa, mo gli interessi mondiali li lasciamo da parte, sia quelli positivi che quelli negativi, egoistici e personali, e facciamo pony e arcobaleni e uniamoci tutti in un nuovo mondo. Cioè, è troppo semplice. No, beh, non finisce esattamente così, perché alla fine dice ne stiamo ridiscutendo. Sì, certo, sono messi in discussione, quello è vero. Però il discorso lì era... è che è un discorso fatto in strada, così. Come nei commenti prima dicevano, se avesse fatto lo stesso discorso, magari a una conferenza, sarebbe suonato diverso, ed è vero, in modo più istituzionale, magari le parole avevano un peso diverso, magari c'era la stampa, poteva esserci un confronto. Qua era proprio una chiacchierata da bar dopo la scazzottata, era un po' troppo... È speculare all'esplosione di rabbia di coso del non ancora US Agent, però appunto lì c'aveva una forza che qua paradossalmente, nonostante l'importanza del messaggio, non c'è. Sì, è vero. Comunque, per concludere, a me alla fine l'episodio è piaciuto meno del quinto episodio, ma più di altri. Ci sono state delle scene d'azione pazzesche, cioè io guardando questa serie comunque mi sono reso conto che Marvel Studios, cioè se con WandaVision già ci avevano sconvolto perché ci sono un sacco di effetti visivi eccetera eccetera, ma qua cioè a livello di azione veramente nulla da invidiare a un film, e stiamo parlando di un film di 6 ore però esatto. Quindi anche qui questa serie è credo anche molto più ambiziosa di WandaVision, e francamente mi spiace che ci siano stati questi problemi di produzione, perché comunque sia il livello qualitativo è altissimo e sono riusciti a mantenere un livello qualitativo altissimo. Credo che questo spieghi il motivo per cui l'hanno rinviata comunque fine marzo, insomma, perché dovevano lavorarci tanto anche a livello di effetti visivi. Questo ultimo episodio è impeccabile rispetto ai primi, magari dove c'era qualche scena che diciamo comunque quei matte painting, qua non c'è stato neanche un momento in cui ho detto la CGI ha visto che problemi, ho visto qualche commento infatti che parlava della CGI, a me non ho trovato che dite, no, cioè io qua non ho visto nulla, non ho visto nessun problema, non so Mirko te, ma ci sono pure un sacco di momenti di Cap in
volo che potevano essere decisamente peggiori. Beh, in realtà una roba tipo questa, cioè, mi ha fatto impazzire. Cioè, sono veramente, veramente belle. Tutte le coreografie di capo in volo, i combattimenti, ma anche comunque a livello visivo è veramente molto, molto bella. Cioè, siamo abituati anche lì a prodotti al cinema che a questi livelli non si avvicinano neanche col binocolo. Quindi vederli in televisione è sempre... è sempre sorprendente. No, ma infatti, anzi, cioè, una bella fotografia. Chiaramente, essendoci qua molta più azione rispetto all'episodio 5, i momenti di fotografia, diciamo, poetica sono minori, però ci sono comunque. Nel quinto episodio, secondo me, c'è una fotografia stupenda, per cui... Cleo, ci dobbiamo abituare, cioè io ora l'ho chiamato Cap, però ecco, questa serie c'è anche un momento con Baki, no, che gli dice tipo bel lavoro Cap, sì, cosa del genere. Sì, esatto, dopo il discorso. È stato bello. Dopo il discorso. Sì, infatti vero, dice pure proprio l'utente, bello come usa le ali. Era bellissimo. A parte cosa? Che complimenti per il logo del... No, bellissimo il nome e anche il logo del Dreamcast, sì. se non erro, quindi... Sì, sì. Sono tutte scene veramente molto, molto, molto fighe. Voglio leggere e poi il fatto che usa anche Red Wing, è tornato Red Wing. Sì, è tornato Red Wing! Esatto! Sì, io sono assolutamente sì, e godrei come un riccio perché amo Spike Lee. Io chiaramente sono cresciuto nell'epoca in cui stava nascendo come regista, e quindi appartiene a quella generazione, lui, Mario Van Peebles, eccetera, eccetera. E poi, visto e considerato che lui ci ha pure lavorato con Scorsese per Clockers, mamma mia, veramente sì, molto Spike, con la tua affermazione, Spike, lo leggevo nei commenti prima. Ti prego, voglio Captain America 4 diretto da Spike Lee. Beh, cavolo, io non ci avevo pensato, sarebbe fighissimo effettivamente. Veramente una figata. Poi l'ha detto, poi dice, ma sa che no, aspetta, voi intanto dite che io cerco il... Vabbè, se Barry Jenkins può dirigere Re Leone, Spike Lee mi sa che può dirigere Capitano. Esatto. Comunque, allora, Devo ti ha detto che Redwing è il personaggio migliore della Marvel. Dopo, allora, dopo no. Kai, naturalmente. Spike Lee lavorerebbe a un film Marvel. Sono cresciuto con Spider-Man, ma giudica i fumetti DC come stucchevoli. Quindi, a posto. Ecco perché... è di parte, l'hanno preso. Friend of Marvel. Sì. Poi ci deve essere Samuel L. Jackson che compare in... No, non è vero, che ringraziamo per l'abbonamento prima, abbiamo visto, quindi grazie mille. Sì, grazie. E perché non John Krasinski come regista? Visto che si vocifera un colloquio, ma invece il colloquio... Fantastic Four! Esatto, che per dirigere e interpretare i Fantastici Quattro, giusto? Sì, esatto. Ma tutti e quattro i personaggi poi, oltretutto. Assolutamente, è invisibile. Anche perché le cose con la Marvel nascono sui social. John Krasinski sarà, nei Fantastici Quattro. Simu Liu, se vi ricordate, disse voglio interpretare un eroe asiatico e... lo stesso Anthony Mackie nel 2014 mise questa foto, esatto. I sogni si avverano, è nei fumetti ma è bellissimo. Ed è notizia recente, Adam McKay dirigerà Silver Surfer, quindi a posto. Esatto, basta fare così. Ragazzi, voi chiedete, la Marvel dirà di sì, chiedetevi se è andato, forza, tutti sì, quanti. Esatto. Sì, no, comunque questo fan, lo so che non c'è niente, ma questo fan casting è anni che gira e ormai ce l'ho così in testa che se c'è con qualcun altro la prenderò come una scelta personale. Esatto. Sì. Ormai sono loro, cioè, ho visto solo loro in quelle vesti per questi ultimi anni. Vero. E poi se non sbaglio Fantastici 4 è stato annunciato. Sì, quindi ce lo dirà, arriverà John Watts. Esatto, quindi arriverà molto prima di tutto. Non dovrebbe mancare troppo di tempo, perfetto. John Krasinski, ricorderò sempre quel giorno a Londra dove dopo il junket di Hill House andai a trovare il nostro comune amico Riccardo, che era impiegato come extra nelle riprese della seconda stagione di Coso, di Jack Ryan. Eravamo lì nella via, quella dietro Leicester Square con tutti i ristoranti, no? E voi non so se avete visto la serie, ma stavano girando appunto una scena molto importante all'interno di un ristorante. C'era Riccardo e tutta la via che stavano davanti a sti piatti da set, quindi con vere pietanze che cucinate
il giorno prima, sostanzialmente stavano diventando della consistenza, e io che stavo lì, dai John, esci fuori, mandai messaggi a Sara, sono qui, sto stalkerando il tuo amore John, sì, e però sono stato lì un'ora, alla fine devo tornare a prendere l'aereo, dico vabbè, ciao John, ci vediamo. Ma siamo sì, in ufficio, se no cominciamo una nuova vita a Londra di Riccardo. Sì, sì, recupero un po' dall'alto, poi Angie, se vuoi fare dal basso... Dal basso? Oh, e vi incontrate a metà strada? Che bella scena, un po' Lidia e Vagabondo. Dai, due scene che ho già visto, Bucky se non c'è la moto come vedova nera, l'ha quasi presa il prima... Esatto. Come il bus di Shazam, sì, è vero. Beh, Bucky che si lancia con la moto come... è una roba che hanno tutti come amato, il bus di... Shazam! Molto bene. Allora, Serafina Ballante, l'ultimo episodio per alcune questioni mi è sembrato troppo affettato, tipo il discorso, un film troppo retorico di Sam, la superficialità del rientro in azione di John Walker, oppure il fatto che hanno solo accennato alla scena la confessione di Bucky. Sì, sì, è un po' lì, sembrava il ci volesse un po' di più. Il confronto col padre del ragazzo che ha ammazzato, sì, poetico, tutto quanto, però magari quei due secondi in più per assorbire un attimo la scena mi sarebbero piaciuti. Beh, comunque gli ha appena detto, ah, comunque sì, l'ho ammazzato io il figlio, ma perché? Non ho avuto scelta. Ok, sushi? Perché dopo va a prendersi il sushi dal ristorante, si fa il suo bicchierino e c'è quel sorriso con Bucky e la cameriera, che è tutto molto... Bene, tutto è bene, quel che finisce bene, però... ci voleva un po' di sostanza, forse. Un po' mi è fatto in mente, no, voi non ve lo ricordate, ma Bernie, sì, il rezzonico, tutto è bene, quel che finisce bene. Certo, cioè, come lo ricordo. È brutto. Allora, io non sono così vecchio, io e Bernie non siamo così vecchi, ma voi non siete neanche così giovani, quindi è bello. Ma poi dipende, Mirko non lo sa, ad esempio, perché non si ha cultura, sì, in questo modo. È colpa modo. Mia. Assolutamente. Vabbè, Aldo, Giovanni, Giacomo, mai dire gol. Esatto. Ah, no, aspetta. Io andrò controcorrente, ma i primi Fantastici 4 mi hanno fatto morire da ridere. Chris Evans come torcia umana era azzeccatissimo, mi faceva morire. Fantastica. Allora, i primi Fantastici 4 erano terribili. Chris Evans come torcia umana... Fantastici 4 ti piaceva il discorso del cattivone, vabbè. Sono il tuo destino, non ti è piaciuto, dai, quella colonna sonora tamarra. Allora, diciamo il dottor Destino era abbastanza chi è che lo interpretava? Io non me lo ricordo, era un nome famosissimo, era, non era coso di... non era che faceva quello, no, di cos'era quello era cioè, streghe. Possibile? Sì. Ragazzi, ditemelo nei commenti. Chi è che faceva il tuo destino? Intanto, Eugene. Julia McMahon. Sì, esatto. Grazie. I meme su Discord, perché dopo condividiamolo a quello. Quindi. Sì, sì, dopo vediamo un attimo. Sì, già l'ho preparato. Però e comunque il sondaggio ha vinto, è stato il maggiordomo, che in effetti è una delle scene più belle della puntata. Che mi ha fatto, sono molto contenta che Zemo abbia chiuso così, maschera fanservice a parte che non mi è andata giù, però sono molto contenta la scena con Alfred che sta lì. Tipo Zemo all along. Anche perché, scusate, esatto, sta nel ravvio, dice, oh, ma io qui sto bene, sto per cavoli miei, ma pure altra gente, esatto. Ma no, ammazzo. Giusto. Esatto, poi cioè, io condividere il raft con i super soldati, con quelli, poi che voglio sterminare, oh cacchio, ciao. Sì, bello, però almeno è rimasto coerente, quindi neanche troppo bonaccione. A me è piaciuto molto, infatti. Sì, dai, che poi era un po' un meme della ragazza, della bambina che sorride, no? Perché sente la notizia, guarda in camera e fa... Godeva. Io ce l'ho. Esatto. Allora, bravo mio maggiordomo. Jack Conti dice, voi che siete bravi in tutto. Sì. Sì. Ma evidenzialo anche. Perché questo era così in alto che è sparito, quindi lo sto vedendo dall'altra parte. Sono come le lacrime nella pioggia di Roy Batty. Jack Conti, allora, mi aiutate un secondo a capire il percorso di John Walker, cattivo, buono, cattivo? È cattivo al punto interrogativo, come scrivi tu, è esattamente la cosa giusta, perché ora è una zona un po' grigia, quindi come dicevamo prima, ha avuto questo percorso, diciamo, di redenzione e ora si trova un Alla fine è un po' speculare a Carly. Cioè, Carly al momento di scegliere si è radicalizzata, al momento di scegliere ha visto un po' uno spiraglio e ha cercato di fare la cosa giusta. Magari dentro di sé sentiva che era la cosa giusta e quindi ciò non toglie che abbia, come diceva Perry, quei piccoli momenti di squilibrio mentale. Ma
è anche un po' come i biglietti di fidanzamento dell'elementare, vuoi metterti come sì, no, forse. Sì, no. Così. Grazie, vede che strane scuole elementari. Stavo nascendo al posto di Val che andava a liberare, non chiamatela Val. Esatto. Ma magari lo vedremo sicuramente, cioè non penso che Zemo, cioè, non hanno chiuso, cioè la scena finale fa capire che non hanno chiuso con lui, io lo voglio rivedere con nei film di Captain America, assolutamente, o nella serie. Boh. Serafina apre il capitolo. Serafina apre il capitolo costume del nuovo Cap. Ah, ecco, no, dice Serafina: ammettiamo tutti che il nuovo costume è orrendo, sarà pure fedele ai fumetti, ma onestamente ridicolo, pare un Power Ranger. Detto questo, però, un'immagine simbolica potente è quella di un Captain America che indossa la tecnologia del Wakanda, una nazione africana e non colonizzata, incarnando sia l'icona americana che la legacy africana. Io sono molto d'accordo. Ma io l'ho amato il costume. A me piace il costume. Infatti, ma perché? Allora, a me è... allora, diciamo una cosa. Secondo io la cosa che apprezzo della Marvel è che prende i fumetti e li rielabora in stile Marvel. L'ha sempre fatto anche con i costumi. Sì. In questo caso è proprio spiccicato i fumetti, quindi mi aspettavo anche poi, in virtù del fatto che è tecnologia wakandiana, quel power up in più. Non è che non mi piace, a me piace perché anche il contrasto dei colori è dai, molto figo. È bellissimo i colori, però, ma che è? Ma non sembra Power Ranger. Mi aspettavo qualcosa, quel power up in più che della Marvel, i Marvel da sempre, buonanotte, i Marvel Studios danno sempre. Alla fine anche il costume di Wanda in WandaVision non è preso dai fumetti, è una rielaborazione. Sì, certo. E quindi mi aspettavo una cosa simile anche qua. Sì. Però cioè, ci sta, i colori, i contrasti. Qui c'è un confronto fra quello di Cap e quello del nuovo Cap, per far vedere che comunque lo ricalca un bel po', però ci hanno messo qualcosa in più, tipo pure il riferimento alle ali, sì, sai. No, bello, allora, è molto bello perché in generale il design dei fumetti già parte con un design molto bello. Però anch'io mi aspettavo che lo rielaborassero un pochettino, così come l'hanno fatto con Cap, cioè il costume di Cap nei Marvel Studios. Vero. Grazie a Dio l'hanno rielaborato quello di Steve Rogers, quindi mi aspettavo un po' la stessa cosa. Ciao Bede. Dice Vess, per me è sempre stato Bill Zemo. Sembra il braccio di Anthony Mackie, bellissimo. Che bello. Io sono il terzo Capitano America comunque. Anzi, scusate, sono Falco. Qualcuno faccia uno screen. No. Così perfetto, così proprio, guarda, mi sono messo proprio in linea con la spalla. Fatti. Ora fate... Grazie. Ora fate anche... Questo è stupendo. Esattamente. Chi manca nella foto di prima è il povero John Walker. I am free. Esatto. Io. Vede, we love it. Mi seguito. Aspetta. Dice Stefano, a me sembra una prima versione per poi farlo aggradare da Shuri. Vabbè, secondo me alla fine ogni film che passa c'è sempre un... ce la fa Bede? C'è sempre un aggiornamento. No, okay, quindi anche questo secondo me subirà un po' di variazioni, ma come in teoria anche rielaborano sempre i costumi, anche Scarlett stessa. Cioè sono riusciti a creare... Scusa? Scusa, chiedilo alla webcam qui a dell'iMac perché mi fa violare. Per Apple sono... Sì, The Neon Bede. Dicevi, Angie? No, dicevo che alla fine, come dice Mirko, i costumi vengono rielaborati nei vari film. Cioè, sono riusciti a creare 50 versioni del costume di Vedova Nera che è una tutina, quindi ce la possono fare a cambiare un pochettino le cose. Dice Romy, a me è sembrato un po' omino Michelin. Forse il tessuto, la consistenza, non lo so, c'era qualcosa. Poi mi è... Bede. Che sta facendo? Niente, Bede è risparito. Forse appunto, cioè, apriva la valigia wakandiana, mi aspettavo qualcosa un po' più high tech, non lo so. Però, figo, bene ma non benissimo per il costume. Anche se quando è in volo è una figata pazzesca. High tech, cioè, ha delle ali che sono pazzesche, c'è Red Wing che ha... Scusate, ma adesso è tornato dietro il guida, è tornato Bede, ma c'è solo la poltrona, non c'è il guida. Ok, è tornato. cioè, è tornata l'immagine, c'era la poltrona e c'è stata rapita. Vabbè, scusate. Che vuol dire che è arrivata ora la notifica di Twitch, Giulia? Che è iniziata la live adesso, suppongo. Ha problemi con perché è arrivata Twitch? Un'ora da... No, però su serio, non so da cosa dipenda, però io poi ero al cellulare non figa di Twitch, a me è arrivata a 53 minuti fa sta notifica. Giulia, Twitch è contro di te. Non capisco. Boh,
Non lo so. Comunque, sì, ho letto un altro. Se non erro, il costume mantiene alcuni pezzi della sua divisa di Falcon come cosettini sulle braccia. Infatti dovrebbe essere una sintesi. Poi il fatto che ha lo spazio per Red Wing è un po' una fusione. Sì. Sì, no, diciamo che semplicemente, secondo ho visto il costume di Wanda, ho detto, oh mio Dio, wow! Quando ho visto questo, ho detto, anche perché... wow! Però... Scusate, gliel'hanno, boh, fatto, gliel'hanno fatto nell'arco di 5 minuti perché Bucky è andato lì e ha detto: sì, Bucky, costume, senti, mi serve il costume per quando? Ora, ciccio, ora, vabbè, aspetta, come ci aveva quella un attimo? No, cioè. Wakanda con Shuri, le deadline, Shuri. Ma no, ci vuole più tempo. Non esatto, Shuri che gli lanciava le parolacce, mannaggia a te, lupo bianco, devi sempre scassare. Quindi, sì, sì. Vabbè. Tra l'altro, molti, oltre alla situazione costume, molti parlavano del fatto che in effetti il titolo alla fine è cambiato in Captain America and the Winter Soldier, ma lui non è più il Soldato d'Inverno, cioè questa serie ha stabilito che lui non è più il Soldato d'Inverno, anche se cioè, nei fumetti lui anche quando è tornato in sé viene sempre chiamato Soldato d'Inverno, addirittura molte volte anche la maschera, quindi non so nel Marvel Studios come vorranno gestire la cosa di Bucky. Lì sì, perché comunque va un po' in secondo piano, però ci sta perché questa doveva essere la serie comunque dove Sam doveva diventare a tutti gli effetti Cap, quindi ci sta che il focus si sia un po' spostato su di lui. Sì, era quello il punto centrale, cioè. Però nel senso, ora che Bucky è libero da tutti i suoi traumi, fantasmi del passato, magari ecco, ora assumerà una nuova identità. Poi è interessante il fatto che comunque queste serie Disney Plus le stiano usando per dare ai supereroi una nuova identità e anche nuovi costumi, poi per... Solo Loki, diciamo, rimarrà Loki. Loki vediamo, non lo so. Occhio di Falco. Beh, cioè, già che cavata. Dai, esatto. Sempre se non Loki muore. Di Falco. Ho detto... Da! No, ho detto che Occhio di Falco sarà un altro Occhio di Falco, non lui. Anche se avrà il costume. Sì, di Celi. Ovvio. Vero, vero, vero. Allora, vediamo un attimo... Qualche altro commento? Allora, Vess, l'ultima domanda, scusami. Era l'unico a aspettarmi che qualcuno riattivasse il Soldato d'Inverno? Io no, sinceramente, cioè basta. No, dai. L'hanno fatto 2 o 3 volte sta cosa. Ci hanno anche provato, ma a un certo punto. Ci ha provato... Zemo ci ha provato, no. Zemo. Ma la speranza è che cioè, questa serie era anche... L'obiettivo di questa serie era proprio la riabilitazione completa, cioè... Sì. E vai in terapia e vai dal tizio a dirgli che sei stato te e il blocchettino degli appunti, cioè se si riattiva, no, non di nuovo, cioè, capito? Cioè, sarebbe stato veramente un po' un passo indietro abbastanza inutile per l'evoluzione del personaggio. Sì, Che brutto. Ah, ecco, infatti, Shinions. Beh, vogliamo... Shinions. Scusami, oh. Vai. No, era solo a conclusione di quello che stavo dicendo, credo che questa serie Bucky abbia semplicemente accettato il suo passato a Winter Soldier, in progetti futuri magari Black Panther 2 lo volveranno in White Wolf, esatto. Oppure semplicemente Winter Soldier, però diverso, non lo so, magari sì, esatto, che accetta esatto questa parte di sé e basta, non lo so. The Real After Dish, Faber, scusate, After. Secondo voi quanto tenete in considerazione questa serie universo cinematografico? Perché alla fine chi non la vede già sa che Sam è Cap. Ma è anche uno dei motivi per cui, ecco, questi progetti possono aver senso, che, ecco, guardare una serie ti aiuta a capire tutte le sfaccettature, però alla fine, ecco, ti sei ritrovato comunque con Zemo, comunque imprigionato da qualche parte. Non ha scombussato troppo gli equilibri. A meno che non tornino, ecco, i Flag Smashers in qualche ruolo. Però, ecco, nel senso, nel finale sappiamo che comunque ci sono ancora delle propaggi, no? Perché comunque si sono infiltrati un po' ovunque. Bisogna dire se vogliono... Quindi... No, scusa, aspetta, la guardia che... Sì, che però dice un mondo, l'ho visto un po' un come popolo, una Hydra per poi salutarli e dire ciao, morti. Non lo so, no. Però in generale... No, io invece l'ho vista, nato male. Come l'hai vista? No, pensavo che fosse appunto uno di loro, uno che le sosteneva, no? No, infatti. Si è aperta la porta a Flag Smasher, dici? Però invece... Che non sono solo quel gruppo, capito? Vabbè, ma lo si sa. Ti fa capire che continuano ad avere sostenitori in tutto il mondo, diciamo, e che non è e che il discorso di Sam è stato carino e tutto quanto, però rimane il problema, cioè non è che lo hanno risolto dicendo «Beh, allora i confini!» Non lo so, io pure proprio come Angie, a me è sembrata quasi più una sorta, come dire, prima di farli saltare in aria sai, il bacio del padrino, esatto, capito, un po'
i Lannister, scusate, lo sguardo, c'è lo sguardo del d'altronde qualcuno intesa in realtà, cioè, quello all'interno di non lo so, va detto che non dubito che sia stato il maggiordomo a piazzare le cariche sotto capito, dei militari, quindi effettivamente è più, sapeva più di tizio di basista per coso, per Zemo, che per i Flagsmith, cioè l'ho vista così. Poi in generale, sto poi tornando a questa, il fatto del cosa la serie TV può portare, se non la vedi cosa succede. Alla fine, in Endgame, chi vede solo il film sa che Sam sarà Captain America e che Bucky ora è suo amico. Alla fine di questa serie, Sam è Captain America e Bucky è suo amico, quindi ti sei perso un approfondimento, ma a livello di trama, quello è. Quindi, A parte che comunque, scusate, chi vuole vedere un film della Marvel senza aver visto gli altri, non dico che deve aver visto Thor 1, però per vedere i film della Marvel tendenzialmente devi vedere forse Gli Eterni, forse ecco Guardiani della Galassia, sono film che uno può vedere tranquillamente senza aver visto gli altri film Marvel. Il primo, però se ti va a vedere Capitan America 4, certo, no. Però dico, se ti va a vedere Capitan America 4... ci magari si aspetta che prima. Sì, non bastano i Cap 3, cioè, capito? Tra l'altro non bastano anche i Cap 3, esatto. Non puoi neanche dirti i Cap America, devi dirti anche, almeno anche gli Avengers. almeno. E a sto punto forse anche The Falcon and the Winter Soldier, per capire un po' meglio la personalità di questo nuovo Capitano America, non lo so. Cleo, grazie. C'è Facebook, grazie. Due giorni che me lo ricorda, tranne prima Arcadia e Visioni con gli amici, quindi grazie, ora sto peggio. Tipo. Comunque è interessante che, ecco, non hanno dato risposte certe su Cap, su che fine abbia fatto questo Cap, però il primo... Attenzione, ci sono degli errori nei sottotitoli italiani, perché nella versione inglese dicono has gone, comunque se n'è andato, e chi ha tradotto il sottotitolo ha scritto è morto, non si sa perché. Ok, però quando in realtà poi nel parlato esatto. Il doppiaggio però dicono in realtà se n'è andato. No, mi ricordo non era in questa scena, cioè non era in questo episodio, in un altro. Ah, ok. Mi sa che nel sottotitolo c'era l'errore, mentre nel doppiaggio invece dice proprio un generico se n'è andato, quindi ci sta l'ambiguità in quello. Perché is gone può avere una doppia valenza, capito? Però sì, no, nel senso di sicuramente è da qualche parte, però non sulla Luna. No, e sappiamo che la notizia di qualche settimana fa è che appunto Chris Evans dovrebbe tornare in un progetto di Marvel Studios. E ieri è stato annunciato Capitan America 4, ma Deadline diceva che probabilmente non è questo il progetto a cui parteciperà Chris Evans. Chi lo sa, magari anche su un cameo, tra l'altro. Sì, esatto. Io lo vedo più in quel senso. Nel senso se torna, fa veramente il cameo e basta. Abbiamo comunque la cosa multiversi, abbiamo il regno quantico con Ant-Man, quindi c'è veramente tanta roba in cui può tornare, fare il cameo e scomparire. Per un attimo credo che il maggiordomo fosse Cap. Via la maschera! Io, Madonna. Allora, ecco, grazie Luca! Ecco. Questo era quello di cui volevo parlare. Ecco, ci siete? Ci siamo. Sì, ok. No, allora, Sharon, ricordate che io mi sono molto lamentato in questi episodi della scarsa presenza di Sharon. Qua è più presente, ovviamente. È molto carino quando arriva. Alla vedova nera, tra l'altro. Esatto. E ora, secondo voi, è realmente plausibile e possibile che Sharon sia una stronza doppio giochista villain? Oppure è uno Skrull, come si pronuncia, non mi ricordo mai. Io spero di... Visto che c'è Secret Invasion in arrivo? Io direi con personaggi si rivela uno Skrull, perché... Sì, infatti. È già stato abusato troppe volte, secondo me. Cioè... In Spider-Man scopriamo che tutti... Ci sono rimasta lì. Sì, nel senso... Quella poi era palesemente una scelta posticcia, e vabbè, là ci sta. Però preferirei di no, cioè... Non mi piace... Anche perché poi cioè, il fatto di dare rilevanza a un personaggio come Sharon, che in realtà non è che abbia fatto troppo nel franchise, rendendola uno Skrull, secondo me le toglie un po' di spessore. Cioè, preferirei che Sharon avesse un carattere specifico, tipo Power Broker, tipo altri obiettivi, piuttosto che dire, no, in realtà è uno Skrull.
e ecco perché poi è un personaggio importante, capito? Cioè, insomma, per Sharon preferirei che l'agente Carter avesse un carattere suo piuttosto di rivelarsi uno scudo. Ma anche perché non è detto che sia cattiva, nel senso che esatto, lei vuole andare contro i governi che l'hanno tradita, l'hanno abbandonata. Non è detto che voglia uccidere milioni di persone o prendere Alder e fare una strada. No, però, segreti, però, segreti, però, sai, segreti sembra un po' guidata dalla vendetta, che sembra sempre, ovvio, o dalla sete di soldi e di potere, o dai quattrini. Fine... No, è che scusate, ma è solo, scuro, è mai... sono... lei ce l'ha a morte con loro, quindi più che soldi o altro è una questione di vendetta, quindi magari farà di tutto per affossare il governo che l'ha tradita, però non darà le, che so, le armi ai terroristi, alla fine i Flag Smasher stessi. Però appunto, diciamo che nel suo volersi vendicare già c'ha una scia di morte alle spalle abbastanza lunghina. Ha dato le armi, gli ha, dato le, ha chiamato lei. Più che altro, scusate, ma gli Skrull ormai, a parte che sono integrati nel sistema Nick Fury, no? E questo sembra un fatto ormai assodato, appunto, sono... tra virgolette buoni ormai, contrariamente a come magari erano inizialmente nei fumetti, quindi mi sembra no, cioè non ce la vedo adesso a sia uno Skrull, ma per quale motivo dovrebbero avere una voce inserita nel governo, che praticamente già anche loro in una maniera o nell'altra quello che accade o che non accade lo sanno, perlomeno sembrano saperlo. Non lo so, nel senso che sia cattiva. Non gli piace. Ma che poi adesso non vorrei sembrare un reazionario, però nel momento in cui questa è stata blippata, perché sì, è vero, è blippata Sharon, e poi è tornata, evidentemente se l'è cavata da sola, è andata a Madripoor, è diventata una trafficante di opere d'arte famosissime, è diventata power broker, è diventata è diventata praticamente un pirata, e non lo so, cioè è chiaro che nel momento in cui ti metti anche a trafficare con dei terroristi, è chiaro che diventi un personaggio negativo, adesso anche perché va bene la zona grigia e tutto quanto, però anche il mondo dei cinecomic è questo qui, per quanto uno possa essere carino, bello e bravo e aver dato un bacio a Capitan America, però se ti metti a trafficare con i terroristi cosa sei se non un personaggio negativo? Certo, però come dice Serafina, alla fine pure da santo Chris Rogers, no, che prima la bacia e poi neanche e si poi si fa la zia, esatto, l'altro commento di Serafina, dicevo io. Qual era? Vai giù, eccolo qua. Ma siamo sicuri di questo? Secondo me lei era... Questo, scusami. Sharon incarna quel discorso già stato anche con John Walker, cioè i governi che usano i soldati e poi se ne sbattono, nel senso che quindi magari è quel tipo di critica, e lei reagisce giustamente in quel modo perché si è rotta le scatole, cioè l'hanno abbandonata la prima volta, la seconda, poi torna e fanno chi sei? Non ci ricordiamo di te, mi dispiace, la sua versione però è scaduta, arrivederci. Quindi secondo me come cambiamento. L'ha detto Mirko l'altra volta, compariva nelle facce degli spettatori. Sì, esatto, c'erano quegli ologrammi con lei che si vedeva la faccia. Sì. No, ma c'è anche nel wiki della Marvel, dice che è stata blippata. Ecco, tra l'altro. Però si diceva, siamo sicuri che non sia semplicemente scomparsa, non sapevano che fine avesse fatto. No, perché ad esempio anche Clint era scomparso, si era dato la macchina ad ammazzare i terroristi, ma non era tra quelli blippati. Sicuramente penso che Natasha o chi insomma gestisse la roba Avengers e dispersi avrebbe saputo chi era stato blippato e chi era semplicemente scomparso. Sì, ora vi carico l'immagine. Bravo! Grazie Mirko. Sempre molto... Come fa a trovare in 2 secondi? Google aiuta. Esatto. magari è molto molto brava. Lei comunque era una spia, ha lavorato per il governo, per l'FBI. Sì, nel senso, è anche vero che non è che sia, non so, la potenza mondiale. Cioè, comunque è a un ottimo livello. Di trafficante. Però senza neanche essere esagerato, Aspetta, la carico, così vi faccio vedere. Ma Ant-Man non era infatti sul pianeta. Cioè, Scott Lang non era fisicamente presente sulla Terra. Probabilmente avranno trovato il modo di tracciare ogni essere vivente. Scott Lang non c'era, era nel regno quantico. Invece sia Clint che... Clint lo trovavano perché era... Eccola qua.
era di là. Cioè Rick Selvig e Anthony Mackie, sì, c'era. Poi, più che poi altro... nel senso di metterla lì, se poi non era veramente blippata, sarebbe stata un po' una cavolata, o no? Sì, nel senso è la Marvel che l'ha voluta lì, in esatto, mezzo a quegli ologrammi. Potevano quindi, anche non mettersela, quindi se l'hanno messa, voglio dire. Stiamo tornando alle congetture post. Esatto, post WandaVision. No, sì, infatti. Poi immagino qualcuno abbia assistito a qualcosa su Sharon, non lo so, che sia svanita qualche parte, cioè... Boh, vabbè. Comunque... Beh, raga, era, allora, ripeto, era un agente alla Sharon Mephisto. Era un agente dello SHIELD, era una spia, ha lavorato nell'FBI, aveva i mezzi per fare quello, i contatti per fare quello che voleva. Li ha avuti Clint, che era in fattoria a giocare col trattore, scusate, è scomparso lui, non può momento... scomparire una super spia. In un momento di totale anarchia globale, tra l'altro, ricordiamo, quindi bravo, di caos e confusione. Cioè, dopo, ma non solo durante il blip, ma anche dopo il blip, cioè ognuno fa, se non esistono confini, ti ritrovi blippato non si sa dove, cioè è il momento ideale per creare casino, per creare disordini, per trovare il modo di arricchirsi a spese degli altri, non è che... Esatto. Sì. Assolutamente, momento sì, top. Esatto, è un altro cattivo che a suo modo vince, come Thanos alla fine di Avengers Infinity War, che lo senti lì, ah, che figata. Adesso esatto, si mette lì e fa, perfetto. Ho raggiunto Berni il microfono, mio. Che è successo? Che ho fatto il microfono? È vero, sei fortissimo ora. Ha avuto sì, un picco. Puoi vedere nelle impostazioni automatic, come si chiama? Adjust mic volume. Magari te lo stabilizza lui. No, Serafina, metti l'ultimo commento. Mic check. L'ultimo. Prova. Mi sentite? Mic check. Yo. Io spero... Ci sei? Ditemi, mi sentite bene? Adesso sì, bene, vai. Non c'è più il rumorino. Okay. Il rumorino in sottofondo. Serafina, cioè, no, andato, so. Io spero di no. Ma semplicemente perché uno sarebbe inutilissimo, anche perché il suo passato ha a che fare con la questione famiglia. E poi due, avevano l'opportunità di parlare del legame tra Soldato d'Inverno e la Vedova Nera in Civil War. Hanno fatto dire mezza frase a lei e basta. Cioè, se avessero voluto... parlare di più del loro rapporto, che c'è stato, l'avrebbero già fatto anche in Infinity War, magari sesso però, in Civil War dopo. Cioè, nel senso, dipende un po' quello che esplorerà il film, perché se ci sarà anche un po' di passato di Vedova, magari ce lo mettono un cameo, si strizza sì, d'occhio, eccetera. Però, ecco, non c'è niente di troppo fondato, per il anche momento. Perché a livello di camei mi sembra molto, molto... Cioè, c'erano pochi camei, perché comunque, non so, mi sembra di vedere che il tema centrale sarà comunque Natasha, la sua famiglia, Budapest, il suo passato. Occhio di falco. Cazzo, sei bravo. Vabbè, l'hanno detto 50 volte in Budapest, se non lo dico, non è che... Devono dirlo. Poi ci sarà Yelena. Quindi... No, c'è... Non notate, c'è un ragno, sto notando che si sta arrampicando. No, dove? È Spider-Man, non lo so adesso. È lassù. Non lo vedete, ma c'è. Mi hai distrutto la vita, Angie, ti ringrazio. Lei voleva... lei, Serafina, nel momento Bucky, capito? Cioè, Serafina pensa solo a questo oramai, capito? Lo so, però il fatto è che non, lo vedremo in un'altra parte, non ti preoccupare, allora... non in Vedova Nera. Ma magari lo vedremo anche in Vedova Nera, però a livello di storia, oddio, fa il cameo, niente. Allora, arrivo sempre in ritardo. No. Scusate. No, se non è vero. Scusate, adesso spero si tolga. Rispondo okay. Con Tunic. No, non è vero. su Robert Downey Jr. Si diceva che ci sarebbe stato, ma fu frutto di un fraintendimento di un giornale che diceva, faceva un recap sul materiale mostrato al comico di San Diego e nelle sequenze mostrate c'era la scena in cui Tony e Natasha litigavano alla fine di Civil War, lei se ne andava perché il film partiva esattamente da quel momento. Quindi magari... o ripescono quella stessa scena, oppure era semplicemente un fraintendimento del giornale che pensava che quella fosse tratta da Black Widow. Per che sciocchi! Cioè, voglio dire, vai al Comic Con di San Diego in salacca e non ti rendi conto di quella scena. Poi magari ci sarà. Mannaggia! Mannaggia! Grazie Fabio. Budapest e Budaragù. Prima ho letto fra le varie teorie, c'era questa teoria, non so se c'era il commento, sul fatto che questa... la lavorazione sia stata anche un po' modificata per il metto fatto una cosa che, per la trama iniziale, intanto, che la trama iniziale riguardava un po' di più qualcosa legato a un virus, a una pandemia.
Ah, magari Flag Smasher volevano farne una strage. C'è questa teoria che in realtà è nata... I famosi vaccini. Sì, esatto. Me la ricordo questa. Cioè, quando gli inizia a parlare in romeno, che lui proprio... Ah, come? Tu puoi? Che bello. Torniamo su... Bei momenti. Da quello sguardo di Anthony, sono bei momenti. Sì, sì, che lo guarda, quindi che cazzo stanno dicendo questi? Ah. Allora, questa teoria è partita, ecco, su alcuni video youtuber e così via, però ha un po' di fondamento perché in realtà le prime voci partirono da Murphy's Multiverse, se vi ricordate, un anno fa, più di un anno fa, che scrisse un articolo, piccola parentesi, Murphy's Multiverse in realtà con le produzioni Marvel ci azzecca un bel po' di volte. E all'epoca disse che le riprese aggiuntive sarebbero servite non solo a girare quello che non erano riusciti a girare, ma anche a cambiare alcune cose. E in questo articolo postato più di un anno fa scriveva infatti che la pandemia aveva creato un po' di problemi alla lavorazione. E fra le varie cose emerse c'era questa specie di richiesta di riprese da parte di, diciamo, questo è il nome della produzione di riprese di Falcon, che veniva definita, se andate a vedere, Pandemic Production LLC. Oh mio Dio! Ok, era... Okay. E quindi tutto potrebbe, diciamo, ricollegarsi, perché quindi i vaccini, il riferimento ai vaccini, che in realtà non è che si sia capito troppo bene nella serie cos'erano. In effetti la vera minaccia, da quel punto di vista, sarebbe stata una minaccia globale. Un'arma chimica. Potrebbe sì, nel senso avere un senso questa teoria. Certo, un'altra cosa che si è detta in una recente intervista, una delle attrici dei Flag Smasher ha confermato che alcune cose sono state aggiunte, alcune modificate, e una cosa che diceva Nespala o Nespala nei commenti è che alcune battute dei Flag Smasher, soprattutto negli episodi iniziali, sono state ridoppiate, cioè alcune battute sul... tipo ADR, sì, esatto, sono ADR, nel senso che magari alcuni riferimenti, ecco, alla pandemia, al vaccino, sono stati cambiati, e infatti alcune cose le dicono quando non sono inquadrati. Questo magari, oppure... se uno si rivede la serie, magari ci rifà caso. Quindi, ecco, spiegato perché a un certo punto lei dice hola e invece chiaramente nel labiale dice Ebola, qualcosa del genere, sì. Era un po' inspiegabile quel hola detto così a caso. Sì, comunque. Ok. Dice il labiale spesso. Dice Nespala, esatto, oh, ne grazie, parla. No, non questo. Ne parla un video del canale New Rockstar. Ovviamente sono teorie, però magari un po' di fondamento c'è, perché ecco, Murphy's Multiverse, come dice Gabi Pixar, molte cose a livello produttivo di casting call sheet, eccetera, eccetera, programmi di riprese ci azzecca. Quindi secondo me, cioè, non escluderei, un doppio casino, anche allora. Il motivo per cui quella dei Flag Smasher è comunque la trama un po' più debole, se ci fate caso. Mm-hmm. Perché sembra molto incoerente anche il modo in cui c'è Carly che si radicalizza, la tubercolosi data alla tizia. Mamma Donia. Non vorrei poi fare della dietrologia, ma ai due eventi stampa, sia quello di Falcon, se non ricordo male, che a quello di WandaVision, alla conferenza stampa, a cui bene o male virtualmente partecipavano giornalisti da tutto il mondo, comunque sia, le domande, almeno una domanda che viene fatta da lui, tendono sempre poi a farla, quindi insomma è anche qualcuno che viene tenuto in considerazione. Sì. Pure Dave dice, anche i fumogeni all'inizio dell'episodio non sembrano proprio fumogeni classici, questa cosa non ci ho fatto. E poi quella consulenza di Anthony Fauci che si vede nei titoli di coda, esatto. Abbastanza. Vabbè. Ok. Allora. Kevin Feige e John Titor, grande. Sui Thunderbolts, adesso ci sono Zemo, US Agent, Taskmaster, Abominio, quando è She-Hulk, e poi chi è? Magari c'è sempre Hammer che magari si giocano, cioè l'attore che ha detto che sarebbe stato interessato a tornare in un progetto. Quindi magari torna. Più Sam Rockwell per tutti, assolutamente. Assolutamente, sempre. Che cacchio. La perla. I vapori di Mercurio di Sharon... In realtà aveva sganciato una loffia, come si suol dire. Grazie, una silenziosa assassina.
Mi ha lasciato un po' perplesso il momento, cioè, sì. Proprio... salute. Beh, non va più. Ah no, non ce l'ha. Sta cercando un peto? Un rumore di peto? Gabi se la gioca con Justin Hammer, Loki. Guarda, cioè, quasi. Intanto ammiriamo questa foto messa dal nostro Anthony sui social. No, questa è bellissima. Poi in genere c'erano alcuni riferimenti visivi, a parte la pietà e altre cose. Ah, poi c'era il momento questo, quando è Carly che dice a Cap... Sta giù. Stai giù, no? Per non per i basta, sì. Non combatte. Che è proprio sì. Dai, era il parallelismo Infatti mi aspettavo uno tutto il giorno libero, me l'aspettavo una battuta alla Steve Rogers. Ci pensi. Invece niente. Però comunque il fatto un po' il topo di Cap che non si arrende anche quando lo picchi a morte, lo butti a terra, vero. Quindi... Quello mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Tra i Thunderbolts anche King Bede, ovviamente. Assolutamente. Vogliamo aprire la fase meme? Facciamo i meme? Vado? Sì, questi sì, faccio le messe un po' di... Vai. Che me l'ha mandati Eugenio su... un altro Eugenio, non Eugene. Ah! Me l'ha mandati poco fa, che invito a raggiungerci su Discord. Il mio è plastica, è Hasbro, ma è plastica. Sottolineo, non è vibranio. Quello di metallo è uscito solamente negli Stati Uniti. Che mi ha dato un po' di meme, allora questo no! Riferimento... è un riferimento a poverino, e questa invece l'avevano già citata nei commenti, quello che fa Captain America durante gli eventi di Falcon, secondo il mondo intero. Ciao. Bellissimo. Ciao, sono Steve. Ok, ho solo questi, quindi procedi. C'era pure anche un altro, ma era molto brutto. Non puoi metterlo. Vado, allora, faccio così. No, devo... Perché rimuovo? Share screen, scusate. Il gatto del stacco, tac. Sì, hai fatto in tempo per... No, anzi, no, mettiamo solo così. Così noi parliamo, ma vediamo semplicemente questo. Grazie, Andre. Do you want to be my boyfriend? Yes, maybe. No, fuck. No. questo era di ieri. Poi, vabbè. No. questo è vero. Okay, guarda, quella comunque era la faccia di Zemo alla fine. La GIF che ha messo Debo è esattamente la faccia quella. Di Zemo alla fine. Che poi lei sembra anche un po' Bjork, possiamo dire. È vero. No! No! Lascia in pace Tony. Endgame. Esatto. Captain Falcon. Ecco qui, per chi ha giocato a F-Zero o a Smash Bros, quindi Captain Falcon, esatto. Ok. ecco, vedi? No, vabbè. The Baron's and his Turkish Delight. No! Bellissima, sì. Fantastica. Sì. Qui la tecnologia wakandiana ispirata. Vedi, è made in Disney, è inutile. È tutto made in Disney. Esatto. Ma questa è bellissima. Non flirtare con mia sorella Bucky. Ma guarda, con un braccio per riesco a fare. Look at me. No, questa scena è troppo carina. È veramente... questo mi ha ucciso. Questo è il mio preferito. Questa l'ho già vista spettacolare. Questo è bellissimo. Spoiler. Grazie Sam, vedi che Sharon ha ragione a incazzarsi e basta, tiratela su. In effetti, oh, perché questo non upgrade. Pensavo ci fosse il fuck go back, vedi? No, vedi, bello. No, bellissima. Però l'intorci sa sempre lo stesso. E invece esatto. Qua è Chris Hemsworth ha sempre detto: oh, a me finché mi pagano io tutto quanto. Cioè, ma no! Qualcuno usa Walker come oggetto contundente. Bellissimo. Bucky, come... No! Un nome una volta. Questa è bellissima. Sì. Oh mio Dio, grazie. I crossover sono i più belli. Bellissimo, giustamente. No, dai, che meraviglia. Parli della danza per salvare il mondo. Bellissimo. No. Devo dire che ogni riferimento alle armi in America è puramente casuale. In effetti. Oh, clicchi. Ok.
quando ti viene ricordato di continuo che devi aspettare 7 settimane per Loki dopo la fine di The Falcon and the Winter Soldier. L'ho capito! Sono 7 settimane. Eh sì, esatto. Non ci avevo pensato. Piace, ragazzi. Non saranno dolcissime, non ti preoccupare. I don't want to go down the road, me the... No, 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 è il meme. Questo è il meme, raga, con il mostro che ti arriva in faccia. Avete presente? Esatto. Era quel video che girava un sacco, che dicevi guarda la macchina, seguivi la macchina, no, e alla poi... fine sputava fuori. Ah, ok, no, non me lo ricordavo così, sì, me ne ricordo tanti, ma tanto no. Ah, non parlarmi dell'antica magia, Fabio. C'ero quando è stata scritta. Grazie. Questa è bellissima. Leggere quando c'è il doppiatore. Finalmente hanno messo insieme il franchise. Non è con l'MCU, Peter. Veramente il mio nome è Ralph Bonner. Ferma la macchina. Bellissimo, stupendo. In questo caso Bucky e Bernie. Esatto. Justice League 2017 è meglio della Snyder Cut. Beh, caro, un po' sentita. Quanti sono? Sono un botto. Ha ragione, alieni, androidi, esatto. Perché quando qualcosa, quando accade qualcosa del genere ci siete sempre di mezzo voi tre. Ha ragione. Questo l'avevamo già visto. Questo l'avevamo già visto, ma lo rivediamo con piacere. Quello è bellissimo. Sempre molto bello. Stupendo. No, poverino, il tizio che muore. Tizio, no, che trauma, esatto. Ragazzi. Oddio. Bruttissimo. No! Bello! Questo è il migliore. Questo ha vinto tutto. Bello, sì, la musica. Sì, sì. Vai, allora aspetta, vai. Con la musica. Aspetta, Careless. Ci manca ancora una commedia romantica. Esatto. Oh, d'altronde, perché no, vabbè, non possiamo aspettarci una serie romantico. Una miniserie. No, qui, bellissimo con Smash Bros. No, è fantastico. Oddio. Bello, bello, bello. Ma questo l'abbiamo già visto. Ai cavoli, questa l'hanno rubata a me. L'avevo detto io, l'avevo detto io. Lo rivendico. Finalmente, ai Carly. How I Met Your Sister. Sei lo scudo del capello. Morello. Volete sentire il suono più fastidioso del mondo? Sono America. Grazie. Vabbè, quella è ieri, sempre bella. Sì. Ieri, dopo l'ultima puntata, ho rivisto tutti i pazzi per Mary, restando in tema Fratelli Farrelly, bellissimo. Che mi ha fatto. Era su Star, era qui su Star. Anche se non l'avete visto, l'avete sentito. No, qui Bucky si è rotto. No. Oh. Ora la signora Nesbitt che va in terapia. Sì. Eravamo cattivi, ma ecco, vedi? Che orrore, ragazzi. Anche se su Loki e Zemo non ci giurerei, esatto, molto. A sto punto voglio pure Agatha. Eccolo, la signora Nesbitt. Steve Rogers che incontra Bucky Barnes 70 anni dopo la sua presunta morte, circa 2014, versione colorizzata. Bello. Grazie. No, Madonna, dovete diventare le persone, non ti fa saltare dagli edifici. Vedi, cattiva. Bella, cattiva. Bella, bella, bella. John Walker and his five. Esatto. Giustamente a saga. È durato 2 secondi. Mi aspettavo. No, ce l'eravamo detto. E qui di nuovo Falcon Punch. Assolutamente, Captain Falcon. Aiuto, guarda, si sono impegnati. Morgan. Mamma. Bello, bellissimo, sì, okay. Bellissimo. Il gabbiano è il mio preferito in generale. Questo è da ammirare. Vabbè, questo sì, questo è solo da ammirare. Ma non finiscono più. No, infatti. Ok, appariranno nella seconda stagione. Quella... importa. Giustamente. Beh, quello è stato carino come cosa. Comunque, che anch'io ho pensato. Devo, ok, che second season. Grazie per i meme. Sei down. Sì. No, il mio disappunto, la mia delusione non è misurabile. Vedi? Il mio giorno è rovinato. Ha ragione, perché doveva dire ho tutto il giorno libero, posso fare tutto il giorno.
grande Jezza. Sempre questo lo faremo molto... per ogni serie Marvel, sì, vero, anche per Occhio di Falco, Mirko. Lo faremo addirittura per Occhio di Falco. Scusate. Marvel. Wong che ama Beyoncé, cioè lui il primo. Ma che... L'episodio è bello. Ma perché? E invece era solo per noi, ma invece l'abbiamo fatto vedere, quindi. Esatto. Ma grazie. Ma cos'è ste cose? Ma questa è una bad wave praticamente. E ecco, questo Mirko, arriva anche Mirko. E addirittura okay. Oddio, sì. Bellissimo. È stupendo. Bellissimo. Ah, ok. Questa proprio. Olè, perché, fa la forma delle ali, è tutto quanto. È venuta molto bene in diretta su Twitch. Ma scusate, ma gli spoilers without context questa settimana non ci sono. Boh, io ne ho dato solo uno, ma è molto bruttino, cioè boh, cioè, dove che era questo? Nessuno si è impegnato abbastanza. Scusami. Ma perché il Galek? Sto notando da parte di Twitch una strana ossessione nei confronti di Zero, perché lo stai chiedendo. Perché siete Zero, Twitch Tom ci ha lavorato, quindi vuole sapere se l'abbiamo visto. No, appunto, perché c'è lavorato, infatti ci ha lavorato. No, ancora no, non l'ho ancora Twitch. Ma ragazzi, è pure il weekend degli Oscar, cioè io devo anche vedere Anna, devo vedere un sacco di roba. Ieri sera ho iniziato Io così. Devo vedere stasera... Cosa? Promising Young Woman, io devo recuperare quello stasera. Ah, con tra l'altro, sì. Guarda, che è una settimana che ci consigliano anche i tuoi genitori. Ho visto questa serie, ragazzi. E noi, vedetela. No, no, hai letto il libro che ho consigliato? No, sto vedendo fin da. No, quindi la settimana va così. Io ieri sera ho iniziato Shadow and Bone. Vabbè, giustamente sì. Tu hai finito gli Oscar, quindi inizi le cose parallele. Non ho capito una mazza, posso dire bene. Questo che sono al secondo episodio e non ho capito veramente una mazza, però fatta bene, 4K, cioè, si vede molto bene, veramente belle immagini, però si capisce una mazza, cioè io non ho proprio capito niente, forse è fatto per chi conosce i libri, però proverò ad andare avanti e vabbè. Poi questa mattina c'è la finale di Drag Race, quindi cioè, questa mattina, ieri sera, per non spoilerarmi, lo so che voi, cioè, nel senso, come chi vede gli episodi delle serie la mattina o il prima possibile per non spoilerarsi, io mi sono... Ci sta ben Buzz, non c'è molto da capire. Tra l'altro, fra l'altro, sì, ma poi, cioè, ma ci sono delle cose fighe, devo dire, in questa serie. Ecco, grazie. Beh, sono questa. Star si sta lamentando perché stai parlando di Netflix. Ma io aspetto che esca Zemo, invece, la serie su Zemo. Allora, ragazzi... Qui se non c'è altro di cui discutere, no, credo. Basta, abbiamo esaurito gli argomenti, abbiamo esaurito i meme. Serafina, però, c'è in colpa dei suoi prossimi film mentali da qua a quando rilasceranno una rom-com Marvel. Ma io la vorrei. Scusa, beh, alla fine un po' WandaVision è iniziata come esatto una roba e poi dopo è finita, però la parte rom-com è la parte che mi riguarda, cioè, che è stupenda, mi fa morire queste rom-com con superpoteri. Sì. Però è bello. Sai, potevano farlo con quei personaggi Budapest, con vedeva in Occhio di Falco, vedi, tipo alla Spy Movie. Ah, mannaggia, non l'ho fatto. Ma guarda, le occasioni sprecate a volte. Per niente dente avvelenato. Beh, comunque, in queste settimane vi assicuriamo che ci saranno cose di cui parlare e faremo tante altre dirette, ci sono tante altre cose, appunto... da vedere, da discutere, per cui continuate a seguirci, a seguire il nostro palinsesto, perché sono in arrivo sorprese e novità. Allora, facciamo il recap di quello che succede nei prossimi giorni, no, soprattutto domani, ragazzi, perché domani. Punto esclamativo Oscar, giusto? Sì. Domani ci sarà la notte degli Oscar. Siamo tutti pronti psicologicamente? No. Io erano le 9, ieri erano le 9 e avevo sonno. No. Ragazzi, ma allora io non so, io sto aprendo, lo sto vivendo malissimo, ma c'ho un sonno anche adesso. Ma anch'io ho qualche problemino su questo. Più che altro perché non riesco ad andare. Il tempo, la primavera, il polline, un po' la stagione. So. Vabbè, comunque oggi ho fatto, stamattina ho iniziato a fare un attimo di prove per...
per la latenza di Now e TV. Forse è per questo che ti addormenti la sera, perché la mattina fa devo cose. Vedere, dobbiamo risolvere perché c'è troppa latenza. Quindi devo... domani facciamo una prova tecnica noi magari. E, dunque, comunque, mega riassunto, domani appuntamento sulla... il primo appuntamento è alle ore 18 sulla, canale, sul canale della Slim Dogs, perché c'è Gabriele Niola insieme a Gabriele Mainetti e parleranno per un'oretta di miglior regia, della categoria miglior regia. Alle ore 20 circa ci sarà il nostro Andrea Bedeschi con Andrea Arcangeli e parleranno invece delle categorie di recitazione. Alle 23.30 ci sarà il nostro Francesco Alò con Claudio Di Biagio e tutti i ragazzi a Slindox, ovviamente, per la parte conclusiva della mega diretta che loro faranno, domani faranno questa mega maratona, appunto dedicata agli Oscar. Dopodiché, noi, sempre in contemporanea, cioè sempre intorno alle 11:30, partiremo qua sul nostro canale a ciacolare, fare quattro chiacchiere. Dobbiamo anche capire perché, che fate voi, vi prendete robe tipo... energy drink o provate a tirare tutta la notte senza cibo, bere caffè, cibo e caffè. Il cibo aiuta. Cibo e caffè. Aiuta, perché io negli anni passati mi sono reso conto che il cibo, cioè mangiare di notte, non lo so, non è che faccia neanche bene. Magari non cose troppo toste, cioè sì, non farti la pizza, che poi magari non la peperonata, pepata de cozze, pasta chicarubi. Dai, un frutto, qualcosa. Un frutto, che tristezza. La frutta di notte. Ma allora, dai, la frutta di mia crusca. Inizio a parte. La mia crusca. Basta. No, dillo, no, vai. Non lo so, no. Ma, no, ma ci organizzeremo. E, però, in teoria, faremo anche l'host dal nostro canale Twitch di quello che farà Slim Lost. Dogs. E in contemporanea, cioè nel senso dalle 18 o dalle 5 in poi, così mettiamo. Voi potete andare sul nostro canale Bad Taste Italia, mettervi lì ad ascoltare, vedere quello che succede. Oba. Esatto, ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Così poi alle 11:30 partiamo noi e niente, però oppure alle 11:30 potete continuare ad ascoltare i ragazzi da Slindox. Esatto, ci sarà, mi sa, ci dovrete sarà... scegliere. Ci sarà, mi sa, sì, un momento in cui il nostro Alò sarà sul canale da Slim Dogs, quindi ci raggiungerà certo, dopo. Alle 11:30. No? Ci mezza, raggiunge sì, dopo, esatto. Adesso insomma ci vediamo come fare, però tendenzialmente chiudi di là e inizia di qua. Perché poi noi passeremo tutta la notte insieme appunto a parlare, a seguire la notte degli Oscar, ci sarà il pre-show, ci sarà la diretta vera e propria e poi ci sarà... il post show che però non credo che seguiremo perché saremo bolliti cotti e poi sostanzialmente da quello che ho capito l'after party è loro che guardano mentre scrivo i nomi sopra le statuette, sì, quindi sì. Interessante sentire tanto già bello ma non bene ma non benissimo insomma. E poi ci saluteremo lunedì mattina quando io comincerò al bed and breakfast quando voi andrete a dormire sostanzialmente, esatto. Ma aspetta, non lo so se vediamo se ci sarà il bed and breakfast lunedì mattina perché noi saremo cotti e come faccio e ho capito ma qualcosa ci saranno, ci sarà, credo. Sì, ho capito, ma cosa ma te fatti gli affari tuoi, mi sveglio alle 7 di mattina, scrivo, poi faccio la rassegna, scusa, dopo gli Oscar esatto. Vabbè, scusate, qua come al solito sto cercando di micromanagement dietro le quinte, per cui. Ma no, adesso a parte scherzi, tanto comunque sia, non è che io non penso che ci avremo neanche tutta quella i momenti curiosi del non c'è John Bong Joon-ho che va a vedere lì John Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi che va da John Bon Jovi. Sarebbe bellissimo. No, quindi dai, abbiamo tipo la pizza di scrivere tutti quanti quei meme, esatto. Esatto, non c'è la pizza, non ci sono gli aneddoti, sì. Esatto, sono reality bed. Scusate, tornate su Bad Taste lunedì mattina perché ho l'impressione che ci escono anche dei trailer, tra l'altro, nel corso della notte. La fine sarà noi. Appunto, c'è E io non quindi devo commentare poi... al bed and breakfast West Side Story del mio amico che è bello, il signor non vedo l'ora. Scusa. E comunque quindi alle domani... 3 di notte sì probabilmente io chissà anche perché ecco siamo curiosi che bella giornata. Ho un po' paura, credo che si farà lo spray proprio metallico, esatto. E si toglierà la maglietta chiaramente. Quindi insomma faremo tutta la notte insieme e vedrete scene imbarazzanti di noi che cerchiamo di commentare gli Oscar mentre scriviamo e facciamo cose del genere e poi appunto la mattina dopo quindi ci sarà bed and breakfast, credo ci sarà appuntamento con videogiochi e comunque il palinsesto della settimana sarà bello tosto
Martedì sera ci sarà Francesco Lo con la live su James Cameron. Giovedì ci sarà un'altra diretta delle nostre, poi ci sono tutti gli appuntamenti con Francesco, videogiochi, fumetti, eccetera, eccetera. Non ci saremo sabato prossimo perché The Falcon and the Winter Soldier è finito. Non ci sarà. Dove fino a mezzogiorno. Però attenzione perché dovrebbe andare in onda a sorpresa, che, cioè se non succede poi ci arrabbiamo. Making off, infatti. Making off venerdì. Ovvio, sì, sì. È il 30 aprile dovrebbe essere programmato. Comunque io la domanda di Giovanni la metterei come quesito, come sondaggio. Facciamo un pronostico. O in realtà, adesso in realtà, o all'inizio della diretta. In realtà no, io penso che Fra sarà tipo, vi ricordate quando nella diretta di Sanremo Bernie aveva fatto vedere Aiello che cantava dopo qualche ora Fra comincerà tipo a cantare come Aiello. Che tristezza, non c'è più Aiello. Ma infatti non sarà, la domanda non è chi sarà più sbronzo, ma chi riuscirà a articolare parole in modo corretto. Esatto. Ma infatti quella cosa tra Giovanni e Alocia, questo è un assemble, assolutamente. Sì. Poi sarà curioso capire come si organizzerà Alò per vedere la diretta. E spoiler una cosa, perché io le cose dopo non me le lega al dito, proprio per... Giovanni e Marco Cioni, domani io ci avrò una bella t-shirt di The Mandalorian che è una serie di Cristo, oserei dire. Quindi proprio giacca, spritz e t-shirt Mandalorian. Molto bene. Dai, allora, del genere con la allora. Quali. Appuntamento a domani. In realtà la maratona Slim Dogs inizia alle 13:30, non vorrei dimenticarmi perché sarà appunto una mega maratona. Aiuto, cosa sta succedendo? Ha regalato degli abbonamenti. Ti ha regalato 5 abbonamenti. Che fai? Aiuto. Molto bene. Ha pagato lui. Che donna, prendi, vai a comprare la maglietta, ti è. Beh, dicevo, quindi appuntamento domani con la mega maratona sul canale della Slim Dogs e poi con la nostra maratona notturna a partire dalle 11:30 quando ci sarà questo momento in contemporanea. E continuate a seguirci anche sul sito, su Bad Taste, nelle prossime ore perché usciranno curiosità, novità e anche i pronostici scritti dopo i pronostici che abbiamo fatto giovedì, escono oggi pomeriggio e devo finire di scriverli. E basta per il resto, buon weekend. Direi che non c'è altro da dire. Visto vi siete abbonati, 5 di voi, grazie a Giovanni, potete anche raggiungerci su Discord adesso. Esatto. Vedete com'è, vi ho lasciato il così link. Così vedete cosa vi perdete. Così vedete di cosa si tratta, di questa novità dell'internet. Proprio. Guardano e fanno... Ah, esatto. Vabbè. Non rimuoverò l'abbonamento. Benissimo, dai, è stato molto bello. Non mettiamo la siglettina di Agatha perché poi ci arriva la segnalazione su YouTube, però è stato molto bello passare 6 settimane con tutti voi a commentare Falcon and the Winter Soldier. Ringraziamo Disney Plus perché questa cosa abbiamo fatto in collaborazione con loro e niente, buon weekend. Ciao. Ci vediamo con loro. Bravo. Ciao.